siccome volevo un'informazione e siccome devo uscire con una ragazza e io siccome mi vergogno non ho fatto mai l'amore, come posso fare per fare l'amore con questa ragazza? Come mi vergogno? Va? Sfogliatevi, mettete a lei. Siccome mi vergogno di sfogliarmi. Come posso fare? Non è che c'è da vergognarsi. Oh, mi vergogno. Però siccome lei vuole fare l'amore. Mi vergogno. Ti vergogno quando sei pronto che c'è uno che ci diventa duro qua. Che cosa ci diventa duro? Io troppo bevo, E tu fai così. A lei la fai mettere in un'altra stanza, prima ti scogli e poi la chiami. E se poi mi vede nudo? Anzi. No, mi vergogno, io voglio fare un E allora taglia. Che ma la devo tagliare? No, chiude la, chiude. Non ce la forma più. Ma una volta che ti vergogni, allora devo andare da un psicologo. Minchia, da un psicologo, devo fare l'amore con un psicologo? No, il psicologo. Ma se sembra l'amore con un psicologo lo posso fare? Se è d'accordo lei. Io mi vergogno. Ma lei come ha fatto quando gliel'ha messo? Di nuovo qui. Quando lei gliel'ha messo dentro, come ha fatto? Come ha fatto? Ma quando è dura la strada la trova da sola. Ma se io per esempio non mi spoglio e me la esco da fuori un pochettino? Un pochettino, te la devo uscire fuori tutta, non un pochettino. Io voglio un po' bello. Però se la vede è troppo bella, ciao, le mine grosse. No. Minchia. E allora, lì devi incominciare con la lingua. E come devo fare con la lingua? Come faccio? Allaccare le mammelle. Minchia! Il capezzo, così lei si mette in calore, si mette. Minchia, troppo bello. Ma io manco le sapevo queste cose. Ah, non le sapevo. Perché meno male che sono venuto da lei. Quando andai? Ho 100 anni, però non ho fatto mai l'amore. Oh, prestazio! Ma come se, che cosa sono questi capezzoli? I capezzoli delle mammelle. Oh, prestazio, non so cosa sono i capezzoli. E allora, c***o, l'aveva mercata. Che cos'è? E che cos'è? Oh, babababababababa. I capezzoli. Sì, amico di sì, hai fruferia. Ma no, vedete che cosa? Io so la sciacquona. Quello che tengono in mezzo alle gambe. Beh, ma... Ingrana, mi sta vergogna troppo. Oh, no, Cristo. Quella è vergogna. Ma se tu ti vergogna, lei gode. Ma se io lecco quella là, ci piace a lei? Minchia, lei gode. Ma lo devo fare? Cosa aspetta allora? Voglio vedere, va. Baci, cosa c'è? Ma allora gli devo leccare la pezzola, le mammelle? Quando lei si mette in calore, si mette in... Ma c'è troppo caldo, però. E se... Ma il caldo, cosa c'entra il caldo con e lei? E se si mette in calore? Lei si mette in calore significa che la vuole dentro. Che cosa? Che cosa? Ma io tutte queste cose non le sapevo, però. Meno male che sono venuto da lei. Meglio che non le sa. Ma io mi sembrava che glielo dovevo imparare, solo dentro e basta. Già, e basta. E che fai? Che ne so. Leccare il fico. Il fico? La fica, non il fico. Io non lo sapevo, io lo chiamavo sticchio. Sticchio. Anche così si può chiamare. Che io sono troppo grande. Ma prima ci devi incominciare dai capezzoli. Quella cosa rossa che ci ha messo qua, quella che abbiamo pure noi. E poi, quando lei si mette in calore ce lo metto tutto dentro. Ma così non è chiaro, quella forse fa male. Se è vergine siete che si fa sì, male. Sì, ma non l'ha fatto mai. Allora? Mai l'ha fatto. Ma scendendo nelle mammelle, nei capezzoli, poi piano piano n***a. Ne mi vergogno. Oh, Cristo, si vergogna. E allora non c'è andare. No, è la mia fidanzata. Ma quello sta aspettando, se no me la lascia, non lo voglio lasciare perché è troppo bella. E allora, se ti sta aspettando, vai. Ora ci vai. Ora ci vai. Appena ora vado a casa, apro la porta. Piano piano, ma no, così, piano piano. C'è lei che capezza, c'è lei che capezza.
fino a dove? Ma prima lei si piano deve piano. Prima lei si deve mettere in calore. Quando lei si mette in calore. Ma che mi metto sotto il sole? Si mette sotto il sole. E che non è com'è il calore? Non lo so. E vuoi il colore col pannello? Va bene, va, ora ci vado. La ringrazio, grazie, sto facendo lei, la voglio bene, va, grazie. Dobbiamo scherzare. Lo capivo? Era uno scherzo per farlo avere la. Potremmo farlo. Grazie mille, non ti sappiamo, vero? No, è fatto. Io tanto rispetto per lei, va bene? Grazie mille. Di qua, di questa, ci sono di qua. Grazie, molto gentile. Arrivederci. Che Dio la benedica, va bene? Grazie. Arrivederci.